Marco Firpo e Gemma Galgani stanno insieme? Lui confessa, la sto aspettando. Uomini e donne, Marco Firpo confessa su Gemma Galgani, una volta si è commossa. A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo. Marco Firpo, storico cavaliere del trono over di Uomini e Donne, è tornato a parlare a Uomini. E Donne Magazine dopo qualche tempo e dopo la storica frequentazione con l'iconica dama Gemma Galgani. Al magazine, Marco ha rivelato di essere ancora in qualche modo preso da Gemma e di starla ancora aspettando. Tant'è che alla domanda posta gli ha risposto, sì, la sto aspettando, una volta gliel'ho anche detto, e lei si è commossa. Marco ha poi sottolineato di essere, ad oggi, single. Marco Firpo ripensa a Gemma Galgani, alle chiavi di casa mia. A Uomini e Donne la storia tra Marco Firpo, che ha rivelato che parteciperebbe al GF VIP. E Gemma Galgani fece sognare molte persone dopo la storica frequentazione della dama con Giorgio Manetti. Marco è tornato a parlare a Uomini e Donne Magazine raccontando di pensare ancora molto a Gemma, e di averla anche risentita. Le sue parole recenti sono state relative più al cuore metaforico che fisico, tanto da rivelare un dettaglio domestico molto importante. Lei ha le chiavi di casa mia, può venire quando vuole. La mia porta è sempre aperta e non ho mai cambiato la serratura. Posso dire che ha le chiavi anche in senso metaforico. Uomini e Donne, Marco Firpo ammette, mi piace fare esperienze. Marco Firpo è sempre stato un uomo dalla personalità sensibile ed eccentrica, e le cui tante passioni ne hanno sempre dominato o esaltato lo spirito. L'ex frequentazione di Gemma Galgani ha raccontato a Uomini e Donne Magazine la sua quotidianità attuale. Soffermandosi sulla sua passione per il concetto di isola e sulle attività legate proprio a queste ultime. Faccio parte di un'associazione con cui ci spostiamo alla scoperta delle isole dell'arcipelago toscano. Sono sempre stato molto affascinato dal concetto di isola. Sono curioso di fare esperienze, mi piace la metafora di aprire tutte le porte senza sapere cosa ci sia dietro.